Romana. Allora, vogliamo parlare di questo locale, ovviamente pesce freschissimo, perché spieghiamolo. La nostra famiglia gestisce una ditta ai mercati generali, al centro agroalimentare, quindi possiamo portare, possiamo selezionare e scegliere il pesce veramente fresco e proporlo direttamente ai nostri clienti, anche a dei prezzi sicuramente concorrenziali rispetto ad altri ristoranti, quindi livello qualità-prezzo penso che su Roma sia veramente introvabile. Non è tantissimo che siete aperti però. No, abbiamo aperto a gennaio 2012, sai, poco prima di quella grande nevicata su Roma, ecco, abbiamo cominciato noi. Ci siamo fatti conoscere abbastanza nel quartiere e non soltanto, abbiamo avuto occasione di portare i nostri piatti, il nostro piatto soprattutto, alle Linguine Elastiche direttamente in Giappone. Per un caso fortuito, sinceramente non ne avevamo neanche conoscenza, abbiamo avuto la visita di una persona italiana conosciutissima in Giappone che fa dei programmi sulla cucina in Giappone, ci ha selezionato, abbiamo girato tutto il locale e soprattutto la presentazione del piatto e il nostro piatto di linguine elastiche è stato presentato in Giappone e ha vinto una classifica e siamo arrivati secondi dopo una carbonara, però a Roma la carbonara dobbiamo arrenderci comunque all'evidenza, la carbonara è la carbonara. Oltre al Giappone anche la Repubblica ci ha dedicato una pagina lo scorso febbraio dove parla di noi, proprio della nostra caratteristica del pesce fresco direttamente al locale e fa riferimento anche a dei piatti che proponiamo nei nostri antipasti, perché noi dobbiamo avere presente che facciamo l'antipasto astice blu e non è un antipasto e basta, è un antipasto che cambia ogni volta perché comunque riusciamo a proporre sempre piatti diversi in base alla disponibilità. Ecco Cristina, questo vino che abbiamo messo sul tavolo, vogliamo parlare perché è un vino importante? Importante perché cerchiamo comunque di dare dei vini anche sempre a prezzi accessibili, comunque è un vino, è una falanghina che ci siamo fatti arrivare direttamente da una cantina della Campania e ha vinto il premio, l'Oscar del Bere Bene 2014, canalista del Gambero Rosso, quindi insomma nel nostro piccolo cerchiamo sempre di mettere qualcosa di meritevole all'interno del locale. Facciamo eventi di cabaret, qualche evento di musicale, insomma cerchiamo di ravvivare un pochettino le serate e dare quindi anche un servizio in più affinché si ricordino non soltanto del piatto di spaghetti ma anche del cabarettista che hanno visto, infatti alcuni ci chiamano, ci scrivono, comunque vi piace tenersi aggiornati sul sito e verificare che cosa proponiamo di volta in volta.